Ma il servizio taxi a Busto è totalmente carente, anzi direi inesistente. Ci sono i parcheggi dei taxi, ci sono le colonnine per chiamare, ma di auto non se ne vedono. È sicuramente un servizio utile, è un servizio pubblico. Capisco che c'è un problema, i tassisti preferiscono stare a Malpensa perché probabilmente hanno un maggior ritorno economico, però la città va servita comunque. Ma io sono dell'idea che i taxi a Busto risolverebbero moltissimi problemi di mobilità, non inteso come un servizio solo per clienti, diciamo così, d'élite, ma anche per gli spostamenti, per esempio, dei giovani nelle ore serali, quando magari hanno bevuto un po' troppo, o per le persone anziane, o banalmente semplicemente per non usare la propria auto. Sappiamo benissimo, in alcune realtà fuori dall'Italia le persone tendono a non avere più l'auto di proprietà, e penso che una diffusione dei taxi con prezzi più accessibili sia, diciamo, un valido strumento che potrebbe proprio scoraggiare l'uso dell'auto. Sì, per quanto riguarda i taxi la situazione non è bellissima, è un po' problematica. Io non la vivo da protagonista perché abito in centro a Busto, quindi gli spostamenti non mi riguardano tanto, però da pendolare posso vedere che spesso chi arriva a Busto, e magari ci arriva anche perché ha sbagliato stazione, perché gli hanno dato indicazioni sbagliate, perché è straniero, perché deve andare a Malpensa, ha delle difficoltà obiettivamente a muoversi. Magari deve muoversi anche da un punto all'altro, dalle nord alla stazione centrale, allo stato, e non sa esattamente come muoversi, non sa chi, dove, come chiamare. E le stazioni sono sprovviste di questo servizio, che in realtà nelle grandi città è assicurato e serve un po' anche per garantire la libertà di movimento a chi arriva da fuori. Noi abbiamo tanto traffico teoricamente che arriva dall'esterno, da chi arriva in Italia, da chi arriva magari anche con l'aereo, o a Malpensa, da chi deve prenderlo. Insomma, non è bellissimo accogliere così chi arriva da fuori. Io penso che ci debbano essere almeno i taxi per quanto riguarda i punti nevralgici della città, tipo le due stazioni e il centro. Comunque manca la cultura, io non ho mai preso un taxi qui a Busto, anche quando c'era, io mi ricordo che c'era un taxi, solo uno, stazione centrale. Mi stupisce un po' anche questa domanda, perché vedendo il servizio anche dei pullman che è caduto a picco, non vedo perché... Pensi che quelli che arrivano da fuori magari ne hanno più bisogno? Certamente, il problema è che le stazioni non sono più un punto di riferimento, le due stazioni di Busto. Il punto di riferimento è Malpensa, e da lì partono i taxi direttamente per Busto, credo. Una stazione di Gallarate più grande, più attrezzata per questo. Sì, comunque che non ci sia proprio un servizio è grave. Come magari esco un po' fuori dal discorso, è stato grave il fatto che il comune non era pronto quando c'è stato il torneo di pallavolo, dove tanti tifosi dall'estero sono venuti e si sono trovati completamente spiazzati. Mi è capitato di vedere tifosi che a piedi dai propri alberghi si dirigevano a piedi verso la struttura del palazzetto, e secondo me è alquanto imbarazzante per una città di 100.000 persone. Allora, tu mi stai chiedendo del servizio taxi. Francamente noi questa voce l'abbiamo già portata nel nostro sito, nel nostro Risvegliamo Busto Arsizio, però nessuno sembra avere recepito quello che noi abbiamo detto nel nostro programma. Il taxi è una cosa essenziale in una città grande come Busto, che è una realtà, una città che fa 96-97 mila abitanti, ha bisogno anche di questo servizio. Quindi dobbiamo veramente tutti quanti ripristinare questo servizio che prima una volta c'era.